Amici del canale internet, buonasera, bentornati a un altro appuntamento con il commento alla partita, l'analisi della partita che l'Inter ha appena giocato. È finita da poco meno di, sì, di un'oretta, o meno anche, la gara del San Sebastiano, dove l'Inter ha pareggiato per 1-1 contro la Real Sociedad nella partita valevole per la prima giornata della Champions League 23-24, un Inter che in terra spagnola si sapeva dove trovava una squadra veramente in salute, ottima, una squadra di palleggiatori, una squadra che comunque giocava a pallone con tanti rischi, nel senso che era abituata a giocare con una linea molto alta difensiva, però della sua forza, il palleggio, delle verticalizzazioni, della grinta, soprattutto in casa, era prova evidente anche nelle gare passate. Anche sabato contro il Real Madrid vinceva 1-0 ed aveva dato dimostrazione, anche pur perdendo 2-1, che comunque era capace di giocarsela con tutte. L'Inter arrivava dal 5-1, il dominio contro la seconda squadra di Milano, e quindi si arrivava comunque con un buon ambiente, con una dose veramente enorme di entusiasmo. L'Inter però ha incappato nella classica giornata, no, ma non nel senso che non è stata sfortuna. L'Inter ha giocato, è inutile andare a sminuzzare la partita per 70-80 minuti l'ha dominata la Real Sociedad. L'Inter non ci ha capito niente, male 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 Inzaghi questa volta, perché quando le cose vanno bene bisogna dirlo anche quando le cose vanno male, come ho sempre fatto. Ma soprattutto l'Inter ha comunque giocato una partita diciamo di sufficienza, di strafottenza nei confronti di una Real Sociedad che era partita benissimo, e dopo 4 minuti per un errore madornale di Bastoni, fatto veramente malissimo, perché Bastoni quando fa certe cagate le fa anche bene, l'Inter comunque prende il gol dell'1-0. A quel punto la partita è ancora lunga, ma l'Inter non si è svegliata per quasi 80 minuti. Un'Inter confusionaria, avanti veramente un Arnautovic veramente inguardabile, ma d'altronde non ci si può aspettare nulla da un giocatore che viene dal Bologna e deve giocare la Champions League. Quindi io, quando venivo insultato per Arnautovic, mi si veniva a dire che mi dovevano far ricredere quello che dicevo. Io non ce l'ho con Arnautovic, ce l'ho con Zanga, perché è lui che l'ha preso, perché un giocatore che mi viene dal Bologna e mi vuole giocare in Champions League una partita del genere, si vedono tutte le caratteristiche di un giocatore che non ha mai giocato a questi livelli, e forse non ci arriverà mai, perché è un miracolato, perché sta all'Inter solo perché non abbiamo soldi. Arnautovic comunque ha giocato una partita bruttissima, pessima, come tutta l'Inter, bisogna dirlo, tutta l'Inter ha giocato una partita schifosamente brutta al primo tempo. Un Dumfries veramente inguardabile, da sempre, io lo dico da sempre che Dumfries è un giocatore sopravvalutato, un giocatore scarso tecnicamente, un giocatore che è confusionario. È un giocatore che non ha, tra virgolette, della coordinazione, non fa il suo punto forte. Infatti è un qualcosa di indescrivibile, per quanto schifo faccia quando arriva tutto, diciamo, in maniera scoordinata al tiro, al cross. Cioè, praticamente la sua fortuna che Cuadrado ha la tendinite, altrimenti Cuadrado oggi avrebbe giocato Cuadrado, avrebbe fatto molto ma molto meglio poi in queste diciamo competizioni. Conta molto chi ne ha giocate tante di queste gare. Dumfries è un giocatore veramente veramente un brocco di quelli mai visti, perché per quanto mi riguarda, non lo dico da adesso, da quando è arrivato, cioè dal post Hakimi, quando mi sono presentati con questo giocatore che veniva dal PSV descrivendolo come Gesù Cristo, io non ci ho mai creduto, anche perché si è visto subito che è un giocatore veramente veramente di una scarsità immensa proprio. Sotto certi punti di vista, in altri punti di vista è molto bravo nel colpo di testa, per il resto non ha basi tecniche da giocatore veramente che può fare la differenza. Hakimi, Cuadrado, per l'amor di Dio, non voglio bestemmiare, però Hakimi, nel senso che comunque è un giocatore che era sontuoso da vedere sulla fascia. Ma guardate, anche Carlos Augusto si vede la differenza tra lui e Gossens. Gossens è un giocatore che non va al cross, un giocatore che si inserisce, uno che sa fare da quinto a quinto. Adesso sto sforando di argomento, però per dire, quando arrivano giocatori bisogna sempre vederli poi nel corso del tempo. Dumfries è da 3 anni e non mi ha mai convinto. Oggi veramente non trovo parole per descrivere la prestazione di oggi, che è veramente inguardabile. Comunque,
Tolto questo, ho messo anche questo, l'Inter, ripeto, per 80 minuti non ha fatto molto, ragazzi. Loro hanno giocato bene, loro hanno palleggiato, ci cioè aggredivano il primo portatore di palla, soprattutto i due centrali che cercavano di imbastire le trame e non ci sono mai riuscite. In attacco veramente Lautaro lasciato lì davanti, è inguardabile anche la sua prova con tutto che abbia fatto il gol, ma Lautaro è stato un fantasma oggi, così come Arnautovic soprattutto, ma io dico soprattutto perché cambiare l'attacco? Perché cambiare oggi la partita? Seedorf diceva poco fa su Prime, non, secondo me non è buono cambiare sempre la squadra. Gli attaccanti sono quelli e quelli devono giocare. Thuram e Lautaro, quella è la coppia d'attacco e quella deve giocare, punto. Ma si è visto come è entrato Thuram, è cambiato tutto. Inzaghi non deve capire che non deve cambiare sempre, sempre solo la squadra, sempre gli attaccanti o sempre il centrocampo. Deve anche far giocare almeno due partite consecutive la squadra base. Perché così come ha fatto le prime 3 giornate, quando diceva che si poteva giocare ogni 3 giorni, allora a sto punto fallo ancora oggi. A Empoli cambi, a Empoli metti giocatori che possono valere l'Empoli, tra virgolette, la Serie A, come Arnautovic, come questa gente qui. E no che mi viene a mettere Arnautovic nella partita contro la Real Sociedad in Champions League, quando Arnautovic non vale manco veramente un'unghia di un giocatore di Champions. Veramente inguardabile la prova di oggi di Arnautovic. Qualcosa di vomitevole dalla fascia di destra con Arnautovic, con Dumfries e con un Barella veramente che, ragazzi, oggi ne ha fatte di cotte, di crude. Non, e giustamente non è stato espulso perché non esiste, quella non è mai espulsione, però veramente, veramente inguardabile anche la prova di Barella. Mkhitaryan poco e niente, Aslani non pervenuto, Aslani non è giocatore che può giocare queste gare. Ripeto, Aslani, Arnautovic possono giocare con l'Empoli, possono giocare con il Lecce, possono giocare con la Sampdoria, possono giocare con queste contro queste squadre o in queste squadre, ma avrebbero difficoltà anche a trovare il posto da titolare in queste squadre perché sono giocatori normalissimi. E l'Inter non ha bisogno di questi giocatori, ma io non me la prendo neanche con loro, me la prendo sempre con quel miserabile di Zhang, perché miserabile si tratta, perché è una cosa vergognosa, un presidente che mi prende Arnautovic e mi fa giocare Arnautovic in Champions League. Cioè, noi siamo l'Inter. Noi, ripeto per l'ennesima volta, noi siamo passati da Lukaku ad Arnautovic e non me ne frega un cazzo che Lukaku è un infame, un traditore. Io lo sosterrò sempre. Perché? Perché Lukaku a livello di funzionalità di gioco di squadra è 10 volte meglio di Arnautovic. Arnautovic in questa squadra non esiste, non ha modo di esistere. Sì, può fare gli ultimi 10 minuti, gli ultimi quarto d'ora, quello sì, ma dal primo minuto l'avete visto oggi, non vale una Champions League, non vale una partita importante. Lui può giocare contro le squadre medio-basse del campionato italiano. Una Real Sociedad nel campionato italiano le vincerebbe tutte le partite, vincerebbe anche lo scudetto, per farvi capire quanto è scarso il campionato italiano. Però ripeto, a parte questo, l'Inter veramente male, male, male oggi. Male Inzaghi, malissimo, ha regalato un primo tempo e dei cambi, una formazione completamente scellerata e sbagliata. Buono l'innesto di Pavard, che ha giocato bene, benino. Ottima la prova di Sommer, che ha salvato la gara sull'1-0, e quella è una sliding doors perché, come potete vedere, poi fa la parata e l'Inter poi perviene al pareggio. Quindi bravo Sommer a mantenere a galla i suoi compagni. Inzaghi parla di essere rimasti a galla. Io parlerei più di fortuna oggi, Inzaghi, con molta onestà. L'Inter è stata fortunata, è riuscita col suo portiere a tenere l'1-0 e nel momento buono, con una palla sporca di Frattesi, ha trovato l'imbucata per Lautaro, che giustamente ha segnato. Pur la mia paura era in fuorigioco, perché il gol di Thuram era stato annullato per una posizione di fuorigioco e niente. Quindi comunque 1-1 va bene, abbiamo portato un punto che potrebbe fare, diciamo, classifica. Io lo dico adesso e non lo dirò mai più per le partite di Champions, non punto alla Champions. Se l'Inter dovesse uscire fuori non me ne frega un emerito cazzo di nulla, così come non me ne frega niente se dovesse passare, nel senso che si va avanti bene, ma l'Inter non la vince la Champions, ragazzi. L'Inter non è pronta per vincere la Champions. L'anno scorso abbiamo avuto tante di quelle, diciamo, incroci che ci hanno favorito anche l'ingresso in Champions League alle fasi finali e soprattutto alla finale. Però se non l'abbiamo vinto l'anno scorso, che comunque sia, è contro un Manchester City molto forte,
Il problema è fare quel percorso. L'Inter l'anno scorso ha fatto un percorso diverso in Champions League, quest'anno è diverso, molto diverso. Non penso che si scontreranno di nuovo due grandi squadre ad ogni turno, quindi bisogna essere onesti. Poi, se dovesse arrivare l'Inter in finale, tanto di cappello, ma ci mancherebbe, va. Io penso più al campionato che è l'obiettivo reale, dell'obiettivo che ha sempre indicato Inzaghi e la proprietà. La Champions League è un di più, anche perché non mi venite a parlare di soldi di Champions League, perché l'anno scorso l'Inter è andato in finale e quest'anno di soldi non se ne sono visti. Quindi da quest'anno cade anche la classica frase: andare avanti porta soldi. Non è vero niente, perché l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale, Zhang, quei soldi chissà dove li ha fatti sparire, tra virgolette, perché onestamente non se ne è vista una lira di tutti i soldi che l'Inter ha incassato per fare calciomercato. Però non voglio fare ragioniere, non me ne frega niente di fare ragioniere, io tifo l'Inter e quindi è giusto che difenda l'Inter anche da una proprietà che di interista non ha nulla, sia nella vittoria che nelle sconfitte, badate bene. Dunque 1-1, l'Inter pareggia 1-1, quindi si porta un punto insieme alla Real Sociedad. Clamorosa è la sconfitta del Benfica in casa, se non erro 2-0 col Salisburgo, quindi il Benfica che verrà nella prossima partita a San Siro a giocarsi già è un dentro e fuori, non è cosa buona, ecco, quindi è già una cosa molto molto, diciamo, difficile, perché l'Inter dovrà giocare con il Sassuolo, poi ci sarà, penso, l'anticipo se non erro, contro la Salernitana, se non erro, poi andremo a giocare andiamo a giocare in casa contro il Benfica nella partita di Champions League di mercoledì. E dunque, ragazzi, che dire? Un 1-1, 1-1 che, ripeto, molta fortuna, siamo stati fortunati, va bene così, nel senso per la fortuna, ma non ci siamo proprio oggi. Oggi veramente l'Inter non è stata l'Inter che abbiamo sempre visto in questi ultimo mese, in questi ultimi mesi. È un Inter molto 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 diversa da quella che abbiamo visto. Comunque va bene così, portiamo questo punto a casa. Ripeto, non c'è poco da dire. L'Inter non è andato in partita per 80 minuti, poi grazie ai loro cambi sbagliati e cambi anche di Inzaghi, che ha messo qualcosa in atto, l'Inter comunque si è modificata, è pervenuta al pareggio, addirittura ha rischiato forse anche di vincerla, però bisogna essere onesti, forse era moneta troppo pesante per gli spagnoli. Io sono molto onesto, non mi piace prendere in giro nessuno, perché comunque passerei per ridicolo dicendo che l'Inter meritava di vincere, mentre l'Inter comunque, se avesse segnato, ero contento, ci mancherebbe, ma l'1-1 è anche stretto per loro, buon per noi, ma a loro gli va molto molto stretto, perché il primo tempo poteva finire veramente con un punteggio molto più rotondo e molto più, diciamo, largo numericamente parlando. Dunque, ragazzi, per la Champions League ci vediamo nella serata del 3 di ottobre, dopo Inter Benfica. Vi auguro una buona serata, vi ricordo di iscrivervi al canale internet, sia su Instagram che qui su YouTube, di far iscrivere anche altri amici interisti che vogliono condividere tutte le avventure dell'Inter qui su questo canale. Ci sentiamo per domenica pomeriggio, dopo la partita di Empoli, per commentare un'altra gara della nostra Inter. Ricapitoliamo: Real Sociedad Inter 1-1, dopo 4 minuti sbloccano gli spagnoli e poi verso l'80esimo, se non erro, pareggia Lautaro Martinez. Vi saluto, vi abbraccio, una buona notte e a presto. Forza Inter, ciao ragazzi, ciao a tutti.